Cercherò di essere il più breve possibile, ragazzi, anche perché è una certa ora, insomma, ho visto la gara, l'ho vista in ritardo, non ho potuto fare prima il video. Abbiamo visto tutti, no? Cosa è successo? Insomma, doppio 6-3 e vanno dati comunque grossi meriti a Djokovic. Grossi meriti a Djokovic. Era un po' nell'aria, comunque sembrava essere nell'aria la vittoria, la rivincita di Djokovic. Poi tutti in realtà in fondo speravamo in un Sinner leggendario che battesse per due volte addirittura nello stesso torneo Djokovic. Purtroppo questa serata sarà stata pure un po' di tensione dalla parte di Jannik. Fatto sta che alcuni colpi mi è sembrato proprio, cioè, più che non partire, proprio che partissero poco, cioè nel senso che non fossero troppo incisivi. Ha scentrato alcuni colpi, mi ricordo comunque qualche dritto, eccetera. Il primo set comunque c'è quel break a favore di Nole che fra ieri e oggi, cioè fra la semifinale e la finale, possiamo dire che da una lezione contro Alcaraz è stato mostruoso. Contro Alcaraz è stato mostruoso. Oggi nemmeno proprio al super, cioè al 100% Djokovic contro Jannik è stato mostruoso uguale. Insomma, è quel Djokovic che entra nella modalità macchina da guerra, l'abbiamo detto, no, nel video dell'altro giorno, ci mette del suo pure Sinner, perché non è un Sinner spettacolare, l'abbiamo visto tutti, ripeto, dei colpi scentrati, comunque non riusciva a far male a Djokovic. Un Djokovic che invece aggressivo, cioè non voleva assolutamente indietreggiare nello scambio, rimandava la palla di là che fosse proprio cioè un colpo di palleggio o un colpo in recupero magari anche, sempre profonda, tatticamente perfetto, perfetto o quasi, bene a servizio, in quelle situazioni nel secondo set in cui magari si è trovato a fronteggiare, no? Due palle break, poi in un altro game era sotto 0-30. La gran parte è merito di Djokovic della rimonta in quei game, per la gran parte, per la maggior parte. E quindi, insomma, va dato merito a uno che ha 36 anni, ma porco Giuda, ragazzi, cioè, ha messo a tacere Carlos Alcaraz e Jannik Sinner di questo periodo, certo. Jannik Sinner, visto questa sera, non è in realtà il top di quello visto in questo periodo. Però, ragazzi, uno che ha 36 anni, ha vinto di tutto e di più, insomma, vince le settime, cioè vince per la settima volta le ATP Finals, che cosa gli vuoi dire? E ripeto, passa i gironi un po' in sordina, va in semifinale e di fatto dà una lezione ad Alcaraz alzando il livello in una maniera mostruosa. E poi doppio 6-3 a Sinner, padrone di casa, quindi con gran parte del pubblico contro, perché comunque c'erano anche un po' di tifosi di Nole, no? Ovviamente, perché insomma è uno che bene o male in giro per il mondo è amato, quindi tifosi serbi, eccetera, eccetera. E cioè, nonostante tutto ciò, entra in campo con una mentalità mostruosa, mostruosa, sin da subito. Ragazzi, e si va a prendere la partita, si va a prendere il titolo. Cioè, il risultato lo dobbiamo guardare perché no, non è un risultato banale comunque. Sia il 6-2-6-3, se non erro, sì, o 6-3-6-2, insomma, contro Alcaraz, vabbè, cambia poco. E il doppio 6-3 contro Sinner non sono da sottovalutare come risultati, non sono assolutamente da sottovalutare. Comunque, settime ATP Finals, l'abbiamo già detto. Continua a macinare record su record e quant'altro. Insomma, quest'anno ha vinto tre slam. Ora giocherà la Coppa Davis. Credo proprio di sì, no? Cercherà magari ipoteticamente di vincere pure la Coppa Davis, e sarebbe veramente un finale di stagione. Insomma, mostruoso. Dopo che nell'arco dell'anno ha vinto tre slam su quattro, Wimbledon lo ha perso al quinto set contro Alcaraz. Insomma. Ma che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Veramente gli mancano solo le Olimpiadi. Il prossimo anno ci proverà, penso, con tutto se stesso. E vanno dati veramente grossi meriti a un campione comunque che sarà amato
da alcuni, sarà magari non amato da altri, ma è un campione assurdo. Per quanto riguarda Jannik, ripeto, oltre al gioco proprio non brillantissimo, forse, e dico forse, un bel po' di tensione l'avrà anche avvertita, perché oh, pure lui è umano, magari non lascerà trasparire troppo le emozioni, cioè non è uno, no? Come vediamo, troppo focoso, eccetera. Però un po' di tensione credo che possa averla sentita pure lui. Anche se, ma perché comunque già è diverso. Ok, che ha vinto due ATP 500 finali con Medvedev, ha affrontato questo torneo e fino al momento della finale, in questi ATP Finals, non aveva perso un match, aveva ribattuto nuovamente Medvedev, alzando il livello in una maniera mostruosa nel terzo set, nella giornata di ieri, nella semifinale appunto con il russo. Terzo set mostruoso di Sinner. Però quando ti poni di fronte a Djokovic e poi anche a Sinner, sicuro, no? Saranno arrivate le voci, comunque i pensieri delle persone, e magari ci avrà pensato anche lui stesso, no? Al fatto di dover battere per la seconda volta nello stesso torneo Djokovic, il fatto che lo ha battuto nel girone, il fatto poi anche quella, tra virgolette, mezza polemica, no? Insomma, messa in piedi da certe persone che dicevano, bisognava eliminarlo prima Djokovic, quindi Sinner avrebbe dovuto perdere con Rune, eccetera. Quindi ora è scontato che non è stato eliminato Djokovic entra in sordina in semifinale e poi batte Sinner in finale, quindi si prende la rivincita in finale, dove più conta. Insomma, magari anche a lui saranno arrivati, no? Mi viene da immaginarla così. Questi pensieri, queste previsioni, queste robe qui, e magari insomma fai un minestrone di tutto ciò e esce fuori quello che abbiamo visto. Però ripeto, grossi meriti a Djokovic. Detto questo, come ho già detto nel video di ieri, finale di stagione mostruoso per Sinner, ora ci sarà la Coppa Davis ovviamente anche per Jannik. E per gli altri italiani, ultimo appuntamento, no, della stagione, poi si pensa già, perché cioè, non manca molto in realtà all'inizio, no, della stagione 2024. Quindi ATP Finals comunque, cioè nemmeno a dirlo, super positive per Jannik, il primo italiano a raggiungere una finale, ma era stato già il primo italiano a raggiungere una semifinale. In precedenza, ancora una volta, ancora di più, anzi, il primo italiano a vincere due partite alle ATP Finals, compresa quella vinta nel 2021 contro Hurkacz. Insomma, due ATP 500 vinti, numero 4 del mondo. Ma cioè, cosa dobbiamo dire a Jannik? Grandissimo, grandissimo Jannik, e grazie Jannik. Quindi, detto questo, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Buonanotte a tutti e ci vediamo, insomma, per quanto riguarda il tennis, alla Coppa Davis, a meno che non ci sia qualche video da fare in precedenza, ma credo di no. Comunque, fra qualche giorno inizia la Coppa Davis, no? Dell'Italia. E quindi questo è, ragazzi. Tra l'altro, segnaliamo, oltre ai risultati, no? Nei Challenger, che ho accennato qualche video fa, i risultati di Nardi, il risultato di Darder, insomma. Ora, in questa settimana abbiamo avuto altri due italiani in semifinale. Lo stesso Nardi, sempre in un torneo in Giappone, a Kobe, se non erro, è un altro italiano che sinceramente adesso mi sfugge. Ah, Cobolli, ecco. In Svezia, a Danderyd, può essere che mi sbaglio, come può essere che non mi sbaglio, non ricordo, però comunque, due italiani in semifinale anche in questa settimana negli ATP Challenger. E per questi giocatori ovviamente sarebbe molto importante, perché sono giocatori a ridosso, no? della top 100, e quindi sarebbe molto importante, anche se Cobolli è attorno al numero 95, quindi è dentro la top 100 adesso, è nella top 100. Quindi comunque tutti i tornei importanti in vista, no, dell'Australian Open, magari rientrare nel main draw del primo slam della stagione 2024, no, tutti questi discorsi qui. Quindi buonanotte a tutti, forza Jannik, grandissimo Jannik, al prossimo video.